Le sue 520 canne sono ritornate a emettere il suono cristallino di cui sono capaci. L'organo del 1850, opera dell'organaro Giuseppe Sarti, situato nella chiesa di San Giovanni Apostolo a Marotta, è stato riportato al suo antico splendore con un restauro approfondito ad opera di Riccardo Sabatini, grazie ad un contributo della Fondazione Carifano e l'utilizzo dell'8x1000. Lo strumento è di scuola bolognese e quindi si identifica come tale per diversi registri che ha. Questi registri sono composti da 520 canne, la più piccola intorno ai 3 cm, così, la più alta invece di legno all'interno sui 2,40 m. Di legno, stagno e piombo, stagno in facciata, sono diversi materiali che compongono, diciamo, l'organo. Ovviamente c'è tutta anche la meccanica, no? Lignea, però è uno strumento musicale. Quindi tutto quello che c'è di meccanico è in funzione del suono, delle canne. Quindi, come qualsiasi strumento musicale, fondamentalmente è il suono, quindi la parte più importante. Venerdì 30 ottobre le sue note sono riecheggiate nella chiesa dopo anni di silenzio in un concerto inaugurale ad opera del maestro Filippo Sorcinelli, che ha eseguito brani di Galuppi, Pasquini e Bach. La prima funzione dell'organo non è soltanto l'esecuzione sterile della letteratura musicale, quanto invece l'animazione che sta più a cuore nelle parrocchie, nelle chiese, l'animazione della liturgia. Ecco, il suono che emana questo strumento è un bel suono. Il suono è meraviglioso, è cristallino, contribuisce anche molto a questa struttura meravigliosa che è stata costruita, perciò tutto contribuisce certamente, ma anche il periodo storico dell'organo con i suoi registri scintillanti certamente è una cosa che caratterizza certamente questo strumento.